Amici, vi comunico che dall'8 settembre al 15 settembre si svolgeranno a Trapani una serie di eventi legati alla ricorrenza di Mater Dolorosa in memoria. Gli eventi sono organizzati dal Ceto dei Camerieri, Gruppo Sacro L'Addolorata, ma scopriamo di cosa si tratta. Al 15 settembre, data in cui ricorre la memoria liturgica dell'Addolorata, noi come associazione appunto l'Addolorata che cura il simulacro dei misteri, faremo degli eventi che andranno appunto all'interno di queste date. Mater Dolorosa in memoria, perché questo è il titolo che daremo alla nostra settimana dedicata all'Addolorata, avranno inizio il giorno 8 di settembre nell'occasione della data della nascita di Maria. Il primo momento sarà alle 7:50 la celebrazione della Santa Messa alla Chiesa del Purgatorio, così come ogni mattina alle 7:50 per tutta la settimana. Invece il giorno 8 alle 21:30, curata dal gruppo medievale Monte San Giuliano e gestito dal maestro Claudio Maltese, si terrà la Via Matris, che è materialmente la raffigurazione di momenti di quadri viventi che ti raffigurano appunto la passione della Madonna. Nella stessa giornata dell'8 settembre avrà anche inizio la mostra fotografica, una mostra fotografica che si terrà per una settimana all'interno dell'androne del Palazzo Cavarretta, proprio aprirà il giorno 8 pomeriggio alle 17:30 fino alla sera e poi tutti i giorni sarà possibile visitarla dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20:30. Il giorno 13 settembre, giovedì alle ore 18, sempre all'interno dell'androne del Palazzo Cavarretta, si terrà una conferenza dal titolo Alle radici del dolore, Maria addolorata, madre di Cristo. Il 14 di settembre, invece, venerdì alle 17:30, sempre all'interno dell'androne del Palazzo Cavarretta, si terrà la premiazione del primo concorso fotografico dal titolo Scatti di passione. Nella stessa giornata, alle ore 21:30, all'interno del Palazzo Epifanio Marini, che si trova in corso Vittorio Emanuele al civico 90, accanto alla nostra sede dell'Addolorata, si terrà un momento culturale dal titolo Cortili in poesia, curato dal nostro amico Nino Barone. A conclusione di questa settimana molto intensa, non si può che concludere nel modo più importante di quello che è la manifestazione, appunto, che è il giorno dell'Addolorata, il 15 settembre, che avrà come eventi presso la Chiesa Anime Sante del Purgatorio alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della cattedrale padre Gaspare Gruppuso. La stessa celebrazione sarà animata dalla corale San Giovanni Paolo II di Valderice. Chiaramente è proprio quello il momento più importante e intenso di tutta la settimana, perché per noi il momento di fede è certamente la cosa più importante, quindi l'invito è sicuramente a partecipare a tutti gli eventi, ma particolarmente a quella che è la celebrazione eucaristica, che si svolgerà appunto alle 19 del giorno della memoria liturgica, che è il 15 settembre. Ovviamente insieme alla collaborazione della nostra realtà musicale non potevamo non concludere anche con un momento un po' un momento musicale, anche dando un po' un contributo a quella che è la nostra città, e quindi abbiamo pensato bene, nello stesso giorno del 15 settembre alle 21:30 faremo il nostro primo concerto all'aperto proprio sul corso Vittorio Emanuele dinanzi al Palazzo Cavarretta.